Uno è sicuramente il fatto di esporti e di prendere un impegno con i tuoi lettori, che è un fattore sostanziale per la tua autostima, perché ti rende molto più disciplinato. Più autodisciplina ti porta anche ad avere un maggior controllo, no? Su quello che fai, una sensazione di avere le cose sotto controllo, di decidere tu, di essere tu a decidere, di non essere influenzato da quelle che sono le circostanze esterne. E quando questa autodisciplina diventa un'abitudine, la cosa bella è che si applica naturalmente a tutto quello che fai nella vita di ogni giorno, non solo al blogging. Quindi credo che ci siano, insomma, degli effetti collaterali piuttosto positivi in questo senso. Un altro aspetto è legato al fatto che esponendoti naturalmente diventi anche consapevole, grazie alle critiche costruttive e anche meno costruttive che arrivano, di quali sono le tue debolezze e di che cosa devi migliorare. Puoi migliorare, ma io direi devi migliorare. Impari anche che non puoi piacere a tutti e questo ti aiuta anche a gestire le critiche che si verificano nel mondo reale, ogni giorno, in qualunque situazione. Il terzo, elemento che ti porta poi ad aumentare la tua autostima è il fatto di, cominciare a far parte di una community, di crearti in qualche modo una community di persone che capisce quello che fai, che capisce le dinamiche del tuo lavoro, cosa non facile, quando appunto parli con la tua famiglia o con amici che non sono digitalizzati, e persone che quindi gioiscono dei tuoi successi e ti sostengono nei momenti, più faticosi, nei momenti di crisi. Quindi credo che questo sia fondamentale. E anche se il tuo blog non è un blog che è rivolto a diventare un business a tempo pieno, anche se il tuo blog è semplicemente una passione. E l'altro punto molto importante è il beneficio che ne trai da un punto di vista professionale, e credo che anche questo si colleghi alla tua autostima. Quando ho cominciato il mio blog, devo dire che ho ricevuto più proposte di lavoro attraverso il blog di quante ne abbia mai ricevute prima, senza averlo, proprio perché beh, oggi ci sono diversi studi che ne parlano dentro e fuori l'Italia, dalle più piccole alle più grandi aziende. Uno delle parti del processo di selezione del personale avviene proprio attraverso Google. Cercano chi sei, cercano di capire quali sono insomma, i tuoi punti di forza, le tue debolezze. E il blog è il modo migliore per farlo, è una sorta di biglietto da visita tridimensionale, mi piace definirlo così. Proprio perché hanno modo di capire quali sono i tuoi valori, di capire qual è il tuo stile, qual è la tua energia. Che tu scriva o che tu crei video non ha importanza, è quello che trapela da quello che crei la cosa più importante.